80 rose, mezz'ora. Comprato ieri, letto stanotte, recensita adesso, appena sono rientrata a casa. Perché tutta stamattina sono rimasta con quella leggerezza, con quella disperata ingenuità che Cavina riesce a trasmettere anche quando parla degli argomenti più sconci, più indegni. Sammy, la protagonista, la coprotagonista, è una ballerina, abbastanza brava per insegnare il ballo, ma non per praticarlo lei stessa. E fa un acquisto avventato, si ritrova che ha bisogno di soldi. Come prendere questi soldi? Sceglie la via più antica del mondo, la prostituzione, che oggi con internet, con i siti, diventa facilissima. Diego, Ego, è la controparte, è uno scrittore. Fa quindi uno di quei mestieri in cui il desiderio è tutto, quando non ti va più di scrivere, non c'è talento che tenga. Ed è un mestiere che certo non è come asfaltare l'autostrada a luglio, non è come scavare in miniera, ma che ti prosciuga. Per cui alla fine, dopo che hai dato tanto ad una platea, rimani secco, senza niente. Ora Diego c'ha la passioncina di vedere, posseduta da altri, la donna che lui ama. Sammy vede in questi clienti che si susseguono nel suo letto come tanti bancomat di carne, che, da cui spremere banconote fruscianti per risolvere tutti i problemi cogenti. Però è come se fosse, non venisse mai sporcata in realtà da queste onde di moderata disperazione, disperazione a basso profilo, che paiono trasmettere tutti questi clienti. E questa storia di amore e di dolcezza, nonostante un clima degradato, è una caratteristica fondamentale di Cristiano Cavina. Cristiano Cavina ha questo stile leggero, umile, sfrontatamente sincero, che parla diritto al cuore e ti riesce a far appassionare a persone, a storie che sono lontane mille miglia dalla vita quotidiana, dalla vita nostra almeno.